Ecco qua, una lavatrice appena ricevuta, ancora imballata, tra poco pronta per aiutarmi a lavare panni sporchi. Naturalmente ci sono alcune cosette molto semplici da eseguire prima di metterle in funzione. Questo vale per tutte le lavatrici in commercio. Comunque è sempre obbligatorio leggere attentamente le istruzioni date insieme all'elettrodomestico per essere sicuri di agire in modo corretto. Materiale necessario: un pezzo di legno, un flessometro, nel mio caso una chiave da 13, una chiave cricchetto da 12 e una bolla da muratore. Iniziamo. Per prima cosa la libero dall'imballo facendo attenzione a non rigare la scocca. Ed ecco le istruzioni per la messa in funzione e il manuale uso e manutenzione. Togliere i quattro tasselli che bloccano l'oscillazione della vasca. Collegamento idrico. Regolazione dei piedini d'appoggio. Infine dice che ha bisogno di un cavo di terra e che per la presa muro deve essere specifica, quindi di non utilizzare riduzioni di alcun tipo e non tagliare o modificare comunque il cavo della lavatrice, anche perché, aggiungo, perdereste la garanzia. All'interno dello oblò troviamo il tubo per allacciamento idrico con guarnizioni, i tappi copriforo in plastica, eccetera. Come si può notare, il cestello è libero di ruotare, ma l'oscillazione è bloccata dai quattro tasselli per poterla trasportare. Questo significa che in caso di un trasloco futuro è necessario rimetterli in modo da non danneggiare le parti interne durante il trasporto della lavatrice. Con la chiave da 12 tolgo i quattro tasselli che bloccano la vasca alla struttura. Per vedere meglio come funzionano i quattro tasselli, in alto a destra si può vedere in che modo tengono bloccata la vasca alla scocca in lamiera della lavatrice. Infatti il cestello internamente può girare libero, ma le vibrazioni non vengono smorzate dagli ammortizzatori, quindi ecco che oltre a subire danni potreste vedere la vostra lavatrice camminare per casa. Metto i quattro tappi copriforo. Verifico che ci sia la guarnizione ed avvito ben stretto il tubo di carico acqua al retro della lavatrice. Posiziono bene i tubi e avvicino la lavatrice al muro. Calzo il tubo di scarico nel bocchettone posto sul muro. Per maggior sicurezza lo strigo con una fascetta. Avvito l'altro lato del tubo di carico al rubinetto. È importante tenere fermo il tubo mentre si stringe la ghiera per evitare che si attorcigli. Infilo la spina. Ora regolo i piedini. Per mostrarvi meglio, la tengo sollevata da terra un lato alla volta, mettendo uno spessore in legno sotto. Togliendo completamente un piedino, si può vedere che la lunghezza totale del perno filettato è di circa 30 mm. Per evitare sbandieramenti in fase di lavaggio, preferisco non alzarla troppo da terra. Quindi posiziono il controdado di bloccaggio a circa 12 mm dalla base di appoggio. Questa regolazione ovviamente la faccio per tutti e quattro i piedini. Avvito il piedino finché il controdado tocca la scocca. A questo punto con la chiave da 12 serro il controdado in modo da bloccare la rotazione del piedino. Posiziono la lavatrice contro il muro e con la classica bolla da muratore verifico che sia in piano.
Inoltre, visto che le piastrelle non sono perfette, la muovo per verificare la stabilità. Nel caso in cui si muovesse, regolo il piedino nell'angolo dove la lavatrice cede di più, fino ad eliminare il movimento. Ed ora la mettiamo alla prova con una bella centrifuga alla massima velocità. Direi che è perfetta. Se vi è piaciuto il video, mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao, alla prossima.